questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, questo sarà un altro anti-haul che riguarderà il Natale. Premessa, ho chiamato questo video regali inutili per parlare di tutti quei regali che magari trovate nei negozi nel periodo natalizio, che sono spacciati come regali bellissimi di Natale, che sono magari già preconfezionati eccetera eccetera, e parlerò anche di altri regali che magari sono regali che parlerò anche per esperienza personale, di regali che ho ricevuto, di cose che avevo già, che non ne avevo bisogno per di un'altra cosa uguale a quella che altra cosa, e insomma per farvi un po' capire che durante il periodo di Natale si può essere un pochino sostenibile nonostante i negozi ci strafacciano già. Che cosa hai detto? Nonostante i negozi ci sbattono già in faccia tipo tutte le cose che puoi regalare per Natale, ti mettono il fiocchettino pure su una forchetta, vi dico già, vi anticipo già il prossimo video, che sarà su i regali sostenibili, quindi su regali sostenibili che potete fare, che potete chiedere. Vi metterò un po' di siti dove potete andare a cercare le altre cose, giusto per prepararvi, che questo è lì, faccio questo anti-haul prima, per poi parlare delle cose belle dopo. Allora, voglio iniziare col dire che la mia concezione del Natale è un po' cambiata tantissimo nell'ultimo anno, proprio perché l'anno scorso io avevo iniziato il mio periodo Zero Waste proprio vicino al Natale. Siccome avevo iniziato questo percorso Zero Waste da poco, non sapevo dove mi avrebbe portato, non ero ancora informata su tante cose, ho deciso che a Natale sarei stata zitta, muta, avrei fatto i regali, avrei comprato regali in plastica, avrei comprato cose che vabbè consideravo un pochino inutili, ho accettato anche alcuni regali che erano un pochino inutili. Proprio per questa cosa che non volevo imporre molto questa mia idea del Zero Waste, questa mia idea di essere più sostenibili anche per una festa che, insomma, ci siamo un po' persi un po' il senso del Natale, che dovrebbe essere principalmente una festa dove si sta tutti insieme, con la famiglia, essere felici, mangiare, insomma. Sì, i regali sono belli, chi non sto dicendo che i regali facciano schifo, perché i regali sono belli, è bello ricevere una piccola attenzione, però anche durante il periodo natalizio si può essere sostenibili. Quindi adesso vi parlerò di alcune cose che magari potreste evitare di fare in questo periodo natalizio e che potreste anche dare direttamente come consiglio ai vostri familiari di non farvi regalare queste cose. Iniziamo dai classicissimi regali di Natale, ovvero accappatoi, pigiami, ciabatte, calzini, mutande. Però onestamente sui calzini e le mutande avrei da dire una cosa, che sono utili, quindi quelli li potrei anche accettare, basta che non siano comprati da H&M. Però sulle cose tipo pigiami, accappatoi, guanti, capelli, sciarpe, ho da dire tante cose, ovvero questi sono i tipici regali che qualche familiare ti farà perché non sa che cacchio darti. Quindi piuttosto che magari, che ne so, darti una bustina con 20 euro, ti regala una cacchio di sciarpa comprata al mercato, che per carità, la sciarpa è sempre utile, è sempre bello avere delle sciarpe, però onestamente se avete già in casa due o tre sciarpe, secondo me avete già abbastanza sciarpe nella vostra vita. Io ho due sciarpe comprate al negozio dell'usato, sono tutte e due sciarpe di cashmere oltretutto, quindi mi tengono un bellissimo calduccio e non credo di aver bisogno di altre sciarpe nella mia vita, va bene così. Guanti, anche quelli, sono sicura che avete già un paio di guanti in giro per casa, non li usate sempre. Pure io qua in Canada, che sono tipo, ho un inverno lungo e freddoloso, non uso sempre i guanti, ho un paio di guanti con le dita e un paio di guanti solo tipo i mittens, non so come si chiamano, se c'è un nome in italiano, che perché quelli tengono un po' più caldo nei giorni veramente veramente freddolosi, però più di questo non ne ho bisogno. Cioè non mi servono 50 paio di guanti, perché boh, cioè non sono in una serie TV dove devo abbinare sciarpa, cappello e guanti con il mio cappotto. Ok? E anche in quel caso, per favore, non fatelo, non avete bisogno di 50 cappotti, di 50 cappelli, di 50 paio di guanti. Però ovviamente se qualche vostra amica vi dice oh, voglio questo paio di guanti perché non ho un paio di guanti, mi serve assolutamente, sì, è un regalo utile in quel caso perché è una cosa che la persona vuole. Però se ricevete o se donate un paio di guanti o un sciarpa, un cappello, perché magari c'è un set carino fatto a un modo di natalizio, perché io so i negozi cosa fanno e vi inducono a comprare queste stronzate, io ho lavorato nei negozi, ho lavorato nel periodo natalizio, so cosa significa preparare queste cose apposta per gli occhi dei consumatori. Quindi a meno che non sia una cosa veramente richiesta, no?
non fate questi regali. Pure i cappelli, stessa cosa. Ho un cappellino da francesina e un cappello per l'inverno. Non sono un amante dei cappelli, non mi piacciono tanto i cappelli. Ho la mia giacca ha un grossissimo cappuccio, quindi metto quello se è proprio freddo. Quindi sì, i cappelli non li trovo una cosa. Cioè, sì, sono utili se quella persona vuole un cappello, ma altrimenti se avete già 2 o 3 cappelli a casa, non me ne servono altri 5. E quindi stessa cosa per i pigiami per gli accappatoi, a meno che non sia una cosa voluta, che ne avete bisogno perché il vostro pigiama magari non è più bello, che non è più ben tenuto, che avete bisogno di un pigiama più caldoso, e che ne so, insomma, ci siamo capiti. Questi sono regali inutili, perché questi sono i classici regali che i negozi vi sbatteranno in faccia, perché sono carini, coccolosi, puffosi, calducci, quindi danno molto questa sensazione del Natale, no? Inutili. Un'altra cosa che... sempre collegato alle cose puffose, caldose, eccetera, eccetera, sono le coperte. Questa cosa mi fa ridere perché io per prima ci sono cascata in questa cosa, perché io l'anno scorso lavoravo appunto in un negozio dove vendono un po' di tutto, hanno tantissime cose bellissime, ma nel periodo natalizio ricevevamo così tanta merce, non avete idea di quanta merce ricevevamo e quante cose non riuscivo neanche a mettere negli scaffali proprio perché la merce era troppa. Però ricevamo sempre queste coperte, le throw blanket, non so se avete presente, sono quelle coperte che magari mettete sul letto per fare un po' di decor, molto carine, molto belle, sì, ok, stupende, bellissime, chi non ha bisogno di coperte nella vita? Assolutamente tutti hanno bisogno di coperte nella vita, però, come il discorso prima, sono sicura che nella vostra casa avete già delle coperte che vanno benissimo, magari non sono bellissime, magari sono più vecchiotte, però le avete già, non serve che vi facciate regalare altre coperte solo perché sono belline, sono puffose, sono nuove, quindi c'è sempre questa cosa del oh, il nuovo, bello, carino. Queste cose piacciono un sacco anche a me, io sono una patita di cose puffose e tutto quanto, però sono cosciente che in casa mia ho comunque almeno 3 copertine che posso usare quando sono in soggiorno, mi guardo un film e ho freddo e tutto quanto, e non me ne servono altre, e se me ne serviranno altre, molto probabilmente punterei più che altro su magari un brand che li fa in maniera più sostenibile rispetto a questi negozi che li fanno in chissà che ho le materiali. Non ho... Un'altra cosa sono i regali preconfezionati, ovvero tutte quelle cose che sono già confezionate ed è come se dicessero guarda, questo regalo è già pronto, lo compri e lo dai già alla persona. Qual è il problema di quei regali? Primo, il packaging. Sono dei packaging con temi natalizi, mega plasticosi, che non servono effettivamente a niente, se non per dirti che guarda, c'è già il packaging natalizio, bellissimo. Perché però comunque nei prodotti tipo cosmetici hanno comunque la finestrina di plastica, che quindi puoi vedere cosa c'è effettivamente dentro quel pacchetto, quindi ti tocca comunque impacchettare quel regalo, quindi doppio spreco di imballaggio. Ebbene, parliamo soprattutto sulla questione cosmetici. Anche Sephora fa le cose impacchettate in maniera tipo i pacchetti già pronti, oppure quelle stronzate, perché le definisco stronzate, a forma di palla natalizia da mettere nell'albero. Allora, tesoro, se io devo comprare un mascara, se devo regalare un mascara a una mia amica, compro il cacchio di mascara nella sua confezione originale, perché sono sicura che lei della palla natalizia di plastica non se ne fa niente. Sì, fai la tua bella figura perché guarda una cosa natalizia, oh my god, però effettivamente non serve a niente. È un pezzo di plastica che andrà nella tua spazzatura e che quindi a fine serata, quando è tutto, quando tutti avete già aperto tutti i regali, vi noterete quanto spreco c'è. Quindi diciamo che tutti quei regalini fatti già con i prodotti già dentro non è detto vengano apprezzati da tutti. Per me quei regali sono per persone pigre, a meno che voi non vogliate veramente quella cosa, perché magari c'è il profumo insieme alla crema, con lo stesso profumo insieme alla crema per il corpo, con lo stesso profumo, perché amate tantissimo l'odore di Chanel. Va bene, però non è detto che tutti apprezzino un regalo del genere. Tantissime amiche di mia mamma regalavano queste cose a lei con questi regali preconfezionati e non sempre erano cose che lei utilizzava, perché non è una che magari, non so, che si mette sempre un sacco di creme, non è detto che lei ami il profumo, non è detto che vada bene per la sua pelle, perché a meno che voi non conosciate veramente vita, morte e miracoli della persona e sapete già il suo tipo di cappello, il suo tipo di capello... Cappello, ok, boh, non so, il suo tipo di pelle, tutte queste cose qua, i prodotti come profumi, creme,
sì, profumi e creme principalmente, skin care, non andrebbero regalati, perché a meno che non sia una cosa chiesta, cioè del tipo, guarda, voglio il profumo di Dior, quale? Voglio quello, perfetto, la persona te l'ha detto, sai benissimo cosa gli piace, sai benissimo che gli piacerà, che lo utilizzerà, però se la persona non ti ha detto niente e non sai effettivamente, se non l'hai mai vista, che ne so, usare un prodotto Dior e tu gli sbatti in faccia un cofanetto regalo perché boh, bello, ha poco senso e molto probabilmente quel regalo sarà un po' sprecato ed è inutile, per non parlare del fatto che tantissimi di quei prodotti sono testati sugli animali. Vi prego, non comprate prodotti testati sugli animali, vi prego. Un'altra cosa sulla quale vorrei fermarmi sono le confezioni dei regali. Tantissima gente ogni anno compra come si chiama? La carta da regalo, i fiocchettini, le cose, le decorazioni, eccetera, eccetera. Vi prego, non fatelo. Piuttosto se ogni anno mia madre quello che faceva, e l'ho imparato da lei questa cosa, ogni anno quando aprivamo i regali, lei teneva sempre la carta dei regali. Io dicevo sempre, mamma, non tenere la carta, che è da pettaporaccia. Però avevo ragione. Col pacchetto regalo, se tu lo apri bene, lo puoi tenere e riutilizzare l'anno dopo. E soprattutto, non sempre quelle carte regalo sono riciclabili, perché non sono fatte 100% di carta, quindi quest'anno impegnatevi un po' nell'addobbare i regali, nell'impacchettare i regali in maniera più sostenibile, quindi se riuscite a comprarvi, che ne so, una semplice rotolo di carta normalissimo e poi decorarlo voi magari con dei disegnini, con dei timbri, con non lo so, con dei fiorellini, con cose. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, io farò vedere probabilmente come impacchetterò i miei regali, vi darò delle idee, ma veramente saranno delle idee molto minimal, proprio perché voglio evitare di comprare la carta regalo, perché dall'anno scorso ho tenuto un po' di pacchettini che ho riutilizzato ogni tanto ai compleanni, eccetera, eccetera, perché non erano carta proprio da Natale, erano carta con decorazioni a caso. Quindi sempre utile anche questo di comprare se comprate una carta regalo, perché non avete veramente niente, 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 non volete fare dei pacchetti minimal, comprate una carta che non sia proprio specifica per il Natale, ma che sia una carta che potete usare anche per altre occasioni, tipo per i regali di compleanno, per San Valentino, per altre feste, in modo che non sia proprio una carta che usate solo una volta all'anno e che risulta un po' inutile. Poi i fiocchettini, evitateli, sono veramente inutili, fatti di mega plastica, quelli non si riciclano, sono 100% che non si riciclano, poi magari se mi sbaglio ditemelo, ma sono abbastanza sicura che quelli andrebbero buttati nella spazzatura. E quindi sì, piuttosto impacchettate i regali in maniera più sostenibile, o fatelo magari anche con la stoffa, che anche su quello c'è tutta una marchettata pazzesca, proprio perché iniziano a vendere i roloni con tutte le decorazioni più belle natalizie, che però onestamente no, piuttosto tenetevi appunto le carte degli anni scorsi o anche di quest'anno se non l'avete mai fatto, tenetevi la carta se nessuno la vuole tenere, tenetevela e riutilizzatela nei prossimi anni, sarà comunque un uso migliore rispetto a buttarla direttamente nella spazzatura e fine. Un'altra cosa dei regali un po' inutili che si possono fare sono quelle cose che si possono regalare solo a Natale. Allora, adesso mi spiego. Le cose tipo, che ne so, regalare una tovaglia con sopra la faccia di Babbo Natale per il tavolo, che è sicuramente una tovaglia che non utilizzerai se non nel periodo natalizio, perché non è che lascerai la tovaglia di Natale tutto l'anno, no? Perché giustamente lo colleghi molto più a Natale, quindi è una cosa che non usi. Stessa cosa per le decorazioni natalizie, quindi tipo le palline, sapete, tipo la snow globe, il globo di neve, quella là, con tipo il Natale, o tipo delle scatoline musicali con sempre le cose di Natale. Ci sono un po' quelle decorazioni che sono belle, perché te, soprattutto le scatoline musicali sono molto carine, però se sei una cosa tipo spiaccicata la faccia di Babbo Natale o spiaccicata una cosa natalizia, che per quanto io possa amare, sarà comunque una cosa che collegherò al Natale e che magari in giro per casa non staranno sempre. Io, per dirvi, 3 anni fa ho comprato una snow globe con la musichetta di Natale, che adesso la tengo per casa a prescindere, però quando la guardo tipo stono un po' con la mia decorazione della casa, perché è natalizia, quindi tipo ti rimanda al periodo natalizio, tu sei tipo, forse non dovrebbe stare sulla scrivania, forse andrebbe nascosta con le decorazioni di Natale. Quindi secondo me regalare cose specifiche che ricordano il Natale è un po' inutile. E collegandomi a questa cosa,
E collegandomi a questa cosa di tutte le cose natalizie che ricordano un po' il Natale, che puoi indossare solo a Natale, mi vengono in mente questa tradizione che forse avete visto nei film, non so se ce l'avete anche voi come tradizione, ma sono gli ugly Christmas sweater, ovvero i maglioni brutti natalizi. Qua in Canada lo usano tantissimo e c'è tanta gente che compra i maglioni brutti natalizi, quindi un maglione molto brutto che tu indosserai solo il giorno di Natale, perché appunto è troppo natalizio. Io in questo momento sto indossando un maglione verde, luccicoso, che può sembrare molto natalizio, però effettivamente non è che rimanda al Natale, è solo un maglione verde, quindi va bene così. Però c'è gente che compra proprio maglioni specifici con Babbo Natale, con un elfo, con le cose di Star Wars natalizie, cioè, il marketing che c'è dietro è pazzesco. Stessa cosa, magari ci sono i pigiami con le cose natalizie, i calzini con le cose natalizie, ma i calzini ancora ora vanno bene. I pigiami con le cose natalizie, i leggings con le cose natalizie, cioè, se tu mi regali un paio di leggings con Babbo Natale sopra, non vado in palestra con i leggings con Babbo Natale sopra. Mi dispiace dirlo, ma sono veramente delle cose inutili, proprio perché rimandano a quella festa, a quell'unica cosa, e solo quella volta la indosserai, e risulterà essere veramente una cosa in più a casa tua e risulterà essere uno spreco. Cosa che non è legata al Natale, ma legata alla Befana, però mi è venuta in mente proprio per la cosa della calza. Allora, la calza natalizia. Adesso mi spiego, perché prima che magari qualcuno che ha dei figli o qualcuno che ama la calza natalizia della Befana mi linci. Allora, la calza natalizia, cioè la calza della Befana, mettiamola. Bellissimo, per i bambini è bellissimo ogni Befana ricevere quella calza con dentro sorpresine, cose, dolcetti, cose. So che quando ero piccola esistevano anche quelle calze dove c'avevi proprio cose tipo la Barbie, c'avevi i giocattoli, cioè, bellissimi, per carità. Però ogni anno comprare una calza nuova, effettivamente cosa te ne fai? Quindi secondo me si potrebbe un po' essere Poppy Genio. Quindi secondo me ci si dovrebbe ingegnare un pochino di più su sta cosa e magari creare la calza ogni anno. Sicuramente in casa vostra avete una calza di Natale, ce l'avete sicuramente, quindi piuttosto che comprare una calza già fatta in commercio che magari dentro ci avrà magari neanche i dolcetti che ti piacciono tutti, o che magari non ci avrà le sorpresine che amano tutti, insomma, ci siamo capiti. Si potrebbe fare una calza di per sé, cioè nel senso che prendi una calza che hai già in casa, compri tu i dolcetti, li metti dentro. Se vuoi fare una sorpresa al tuo nipote, tuo figlio, tua figlia, qualsiasi bambino, magari puoi comprargli una cosa che effettivamente lui adora, un giocattolo che lui adora, metterlo nella calza e regalargli una calza che hai già in casa. Oppure, ancora meglio, si può fare la calza se sei abile manualmente con le cose, oppure in commercio dovrebbero smettere di fare le calze di stoffa, perché onestamente li trovo molto una cosa molto molto sprecona. Quindi o piuttosto li fanno, che ne so, con la carta, capisco che non sarebbero resistenti allo stesso modo, non avrebbero lo stesso effetto, però ogni anno comprare le calze, quando magari sicuramente a casa ne avete già, o addirittura le comprate e poi le buttate via, risulta essere uno spreco pazzesco, perché quella è stoffa, quindi non è detto si ricicli, non è detto venga riciclata bene, finirà probabilmente nel landfill. Quindi sì, vi prego, cercate di essere responsabili anche con la Befana, please. Un'altra cosa sono i calendari dell'avvento, dei quali ho già parlato, però ve li rimetto qua dentro. Sono i calendari dell'avvento che non è che considero inutili, li considero però uno spreco enorme. E se volete saperne di più di cosa penso io dei calendari dell'avvento, vi lascio direttamente il video dove ho detto tutto per bene, senza allungarmi in questo video, però ci tenevo a mettere questa cosa, i calendari dell'avvento e non quelli di cioccolata. Anche quelli di cioccolata sarebbero un pochino uno spreco, perché c'erano quelle cose di plastica un po' enorme, andrebbero cambiate quelle cose, però sono comunque uno spreco minore rispetto ai calendari dell'avvento con i prodotti cosmetici dentro. Allora, io smetto di blatterare qua perché credo di aver detto più o meno tutto, però se avete altre idee qua sotto, mi raccomando, fatemelo sapere, perché io sono sempre curiosa di sapere se avete mai ricevuto regali inutili, regali pigri, come li chiamo io, e se anche voi avete fatto questi regali un po' inutili perché non sapevate cosa regalare alla persona e c'era il Natale, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Fatemi sapere, noi ci vediamo al prossimo video. Come vi ho già detto, il prossimo video sarà sui regali sostenibili. E niente, ci vediamo la prossima volta, ciao!